e buon pomeriggio di studio. La parola al professor Iocchi. Grazie, professore. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito che mi ha fatto molto piacere, mi fa sempre molto piacere parlare di intelligenza artificiale, in particolare quando possiamo coinvolgere le giovani menti, i nostri studenti, che poi ovviamente saranno loro che porteranno lo sviluppo dell'intelligenza artificiale a più ampia, diciamo, scala nel futuro. Visto che questa è una maratona, diciamo che l'intervento pillole, sono immaginate un po' di pillole energetiche per continuare la maratona e arrivare fino alla fine. Quindi molto brevemente ho organizzato questa presentazione identificando un paio di punti su cui vorrei condividere con voi alcune riflessioni. Innanzitutto siamo qui perché l'intelligenza artificiale ha mostrato di essere una tecnologia di successo, ovvero è in grado di risolvere problemi che forse fino a pochi anni fa non pensavamo potesse essere il caso, inizialmente nei giochi, quindi i primi successi dell'intelligenza artificiale, grazie ai quali questa tematica e questa disciplina è stata portata all'attenzione del pubblico, quindi anche adesso all'attenzione in particolare di scuole, non solamente nelle università, è stato dovuto appunto al fatto che alcuni sistemi basati su tecniche di intelligenza artificiale hanno dimostrato di funzionare, cioè di essere bravi, di risolvere problemi e in alcuni casi di essere più bravi delle persone. Questo, come sappiamo, è qualcosa che, diciamo, è stato posto come una challenge di lungo periodo. E in questi ultimi anni abbiamo visto che questi sistemi di intelligenza artificiale riescono a soddisfare appunto questa challenge e quindi sostanzialmente siamo in grado adesso di scrivere dei programmi per computer o per dispositivi meccanici, per robot, per automobili, che sono in grado di fare delle operazioni allo stesso livello delle persone o addirittura. E quindi, dopo i successi nei giochi, tecniche di intelligenza artificiale sono state portate nei prodotti che usiamo tutti i giorni, nei nostri telefonini, nei computer e in altri dispositivi. E quindi questo ovviamente ha dato impulso a una serie di attività, sia ovviamente di ricerca e di educazione a livello universitario, ma anche uso di queste tecniche in altri ambiti, quindi negli ambiti industriali per la produzione appunto di beni e servizi mediante tecniche di intelligenza artificiale, ma poi anche in ambiti educativi a livelli, diciamo, a diversi livelli. E la prima pillola che vorrei dare oggi è che ci stiamo muovendo in questi ultimi anni da un concetto di intelligenza artificiale che inizialmente era stata messa in competizione con le persone, a un concetto che si chiama human-centered AI, dove l'AI non è più in competizione con la persona, ma è una disciplina che sviluppa tecnologie per aiutare le persone. Allora, qui vedete queste due immagini che sono un pochino, diciamo, rappresentative di questo shift, di questo cambio di paradigma. A sinistra vedete un robot in una situazione che sta competendo con una persona e possiamo essere abbastanza certi che un robot può essere più forte della persona e quindi può vincere questo gioco di braccio di ferro. Questo è un caso chiaro in cui stiamo pensando all'AI, alla robotica, alla tecnologia in competizione con la persona, dove la tecnologia vuole vincere e la persona perde. Questi sono stati anche i casi delle competizioni tra AI e giocatori umani nei giochi. Viceversa, a destra vediamo una figura in cui l'AI, in questo caso robot, non è in competizione con le persone, ma le aiuta. Questo è molto importante, questo cambio di paradigma mette al centro la persona del design e della realizzazione del sistema di intelligenza artificiale. Ovviamente questa cosa penso sia molto importante da tener conto.
Che cos'è l'intelligenza artificiale? Sono arrivati altri interventi in mattinata, sicuramente ripeterò cose che sono state già dette. È importante sottolineare che l'aggettivo intelligente viene associato a un comportamento mostrato da un sistema artificiale che non è una dote, quindi il sistema non è intelligente, è un sistema che svolge delle funzionalità. E queste funzionalità, considerate nel contesto dell'applicazione in cui il sistema sta svolgendo le sue operazioni, possono essere considerate intelligenti, mostrano un comportamento intelligente. Ovviamente questa differenza tra essere e mostrare il comportamento è fondamentale perché, diciamo, un sistema di intelligenza artificiale è sempre un sistema automatico, può essere anche montato su robot, quindi avere una fisicità, ma comunque stiamo parlando sempre di tecnologia e questo permette anche di capire poi bene quali sono i modi con cui dobbiamo interagire con questi sistemi, che è sempre quello di pensare che comunque sono dei sistemi che eseguono sostanzialmente dei programmi scritti da dei programmatori e questi programmi usano delle tecniche di intelligenza artificiale per prendere delle decisioni che quando vengono eseguite, mostrano un comportamento intelligente. Ovviamente l'intelligenza artificiale offre molte opportunità di diverso tipo, ma introduce anche dei problemi e ovviamente anche questo, semplicemente fare una panoramica, ma non andare nel dettaglio. Che le opportunità sono molteplici perché esistono delle nuove tecnologie, dei nuovi paradigmi, nuove soluzioni che permettono di risolvere problemi da un punto di vista completamente diverso rispetto a soluzioni già esistenti, ottenendo dei risultati che anche 10 anni fa non era possibile prevedere. Mi riferisco ad esempio in particolare a tutto il campo del machine learning, in cui tanti anni di ricerca, ad esempio nel campo del riconoscimento di oggetti, oggi è possibile realizzare un sistema di riconoscimento degli oggetti con poche linee di codice Python, dopo aver seguito un tutorial o delle lezioni di machine learning, ottenendo dei risultati migliori di quelli che 5 anni fa, ad esempio, ricercatori avevano ottenuto dopo 20 anni di lavoro. Questo vuol dire che c'è stato negli ultimi anni un progresso tecnologico enorme che consente adesso di formulare e risolvere problemi con alta affidabilità e questo ovviamente però deve essere in qualche modo controllato perché alcune di queste applicazioni, se non vengono controllate e usate bene, possono sicuramente portare dei problemi. Problemi non solo di tipo tecnico, quindi relativi alla soluzione stessa e al fatto che, come in tutte le tecnologie, una particolare soluzione tecnologica può dare problemi e quindi non essere utile per le persone, ma nel caso dell'intelligenza artificiale si parla anche molto di problemi etici, giuridici e sociali, in quanto alcune applicazioni dell'intelligenza artificiale possono comportare delle interazioni anche di tipo sociale, etico, dirette con le persone, e questo ovviamente pone dei problemi che vanno affrontati e risolti. Allora, l'intelligenza artificiale è una disciplina molto giovane. Il termine intelligenza artificiale è stato coniato intorno nel 1955-1956, in cui un gruppo di ricercatori hanno proposto una specie di summer school, quindi una scuola di ricercatori, e hanno dato per la prima volta questo, hanno usato per la prima volta questo termine intelligenza artificiale. Quindi la proposta è stata nel 1955 e il workshop si è tenuto nel 1956. Però il concetto che un programma potesse fare delle cose che fino ad allora erano prerogative delle persone, lo troviamo già in un libro, per esempio, di Shannon del 49, in cui il libro è su scrivere un computer, un programma per computer per giocare a scacchi, quindi anche se in
in questo caso non si usava il termine intelligenza artificiale, stiamo parlando comunque di un programma per giocare a scacchi, quindi per fare una cosa per cui si ritiene che sia necessaria intelligenza. E Turing, in quell'epoca si erano appassionati molto del gioco degli scacchi, usando computer, e Turing aveva intitolato un suo elaborato Computing, Machinery and Intelligence. Quindi il concetto che un computer potesse avere intelligenza è nato, come vedete, molto recentemente, ovviamente rispetto ad altre discipline. In Italia anche siamo stati, direi, abbastanza veloci a raccogliere questa sfida, e già negli anni 60 a Pisa, Roma, Milano e Napoli ci sono stati diversi ricercatori che hanno studiato le basi di rappresentazione della conoscenza, ragionamento, logica e neurali, e quindi l'Italia è partita, direi, in linea con tutto il panorama mondiale nella ricerca in intelligenza artificiale. E per quanto riguarda la parte invece didattica, all'interno dei corsi universitari è stato anche qui, dalla fine degli anni 60, sono state insegnate delle tematiche che fanno riferimento a discipline relative all'intelligenza artificiale, ma questo, diciamo, a causa anche del tipo di organizzazione dell'università in Italia, solamente nel 1990 sono stati attivati ufficialmente dal Ministero dell'Università le carte universitarie di intelligenza artificiale, e la mia ricognizione che ho fatto è stata che i primi corsi universitari di intelligenza artificiale sono stati nel 1990 al Politecnico di Milano e nel 1991 alla Sapienza. Quindi, anche se la ricerca in Italia è iniziata negli anni 60, l'uso del termine intelligenza artificiale come titolo di un corso universitario è avvenuto appunto negli anni 90. Qui i due riferimenti, poi quando avrete le slide potrete ascoltare questi due interventi che sono molto interessanti e parlano un po' della storia dell'intelligenza artificiale. Allora, cosa possiamo fare a scuola, ad esempio, cosa possiamo insegnare ai ragazzi delle scuole superiori? Noi sappiamo bene cosa insegnare ai nostri ragazzi dell'università, ma penso che anche i ragazzi della scuola superiore possano imparare sicuramente, ovviamente, delle basi di programmazione, e questo poi serve anche per altri contesti dell'informatica, non solo per l'intelligenza artificiale, ma con poche basi di programmazione già si possono affrontare delle tematiche di logica, quindi discutere cosa vuol dire la rappresentazione della logica all'interno di un calcolatore, come fa un calcolatore a rappresentare il ragionamento logico. Possiamo spiegare ai nostri ragazzi come si ricercano delle soluzioni nello spazio delle ipotesi, quindi come si formalizza un problema in cui noi definiamo lo spazio di tutte le possibili soluzioni e poi scriviamo un algoritmo per trovare la soluzione giusta al nostro problema, così come è molto interessante anche l'idea di non semplicemente sviluppare tecniche di intelligenza artificiale, ma integrarle. Ormai esistono tantissimi moduli di intelligenza artificiale disponibili e anche facili da usare. Metterli insieme, quindi far costruire a uno studente un sistema complesso in cui le varie componenti di intelligenza artificiale vengono integrate tra di loro, questo penso che sia una cosa molto formativa. E a questo proposito vorrei anche lanciare l'ultima pillola, che è quella dell'uso delle competizioni studentesche per appassionare i nostri ragazzi al studio dell'intelligenza artificiale e della robotica. Qui ho aggiunto anche la robotica perché ovviamente l'intelligenza artificiale è una disciplina che produce scienza e tecnologia. La robotica la potete vedere come il corpo, e quando mettete l'intelligenza artificiale nel robot, avete quello appunto che si chiama un sistema robotico intelligente, in cui c'è l'embodiment, quindi c'è la possibilità di vedere fisicamente il comportamento intelligente
nel comportamento, ad esempio, di un robot che si muove nello spazio, e questo ovviamente dal punto di vista dell'educazione per i ragazzi delle scuole superiori, ma anche delle scuole primarie, è molto, ovviamente l'aspetto educativo è molto importante perché la sviluppo della tecnologia si vede, vedete i robot che effettivamente si muovono, per esempio un robot che gioca a calcio, e se il robot si fa gol nella porta giusta, ovviamente ha mostrato un comportamento intelligente, se il robot fa autogol, ha mostrato un comportamento non intelligente. E quindi esistono diversi livelli di competizione, in particolare faccio riferimento alla Robocup perché è la federazione che conosco meglio, di cui faccio parte da sempre sostanzialmente. Ci sono varie altre competizioni, ovviamente sono altrettanto interessanti, e devo dire che abbiamo fatto varie cose anche qui in Italia, quindi insomma, l'Italia non è sicuramente indietro rispetto sia all'organizzazione delle competizioni, alla partecipazione, ma anche ovviamente dal punto di vista della produzione del materiale didattico, di robot educativi e di organizzazione di competizioni. Concludo, penso di essere stato esattamente nei tempi, dicendo che ovviamente è giusto prendere in considerazione la robotica e l'intelligenza artificiale, siamo già all'interno di una rivoluzione in cui robotica e intelligenza artificiale stanno cambiando tante cose, soprattutto il mondo della ricerca, il mondo produttivo industriale e giustamente anche la scuola e l'università ovviamente devono essere allineate in questo. E le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale possono essere pericolose, nel senso che possono essere usate male, ma secondo me una democratizzazione dell'intelligenza artificiale, quindi la possibilità di divulgare il più possibile a più persone possibili quali sono le sfide, le soluzioni e ovviamente anche i pericoli dell'uso di questa tecnologia, riduce il pericolo poi di un uso non adeguato di questa tecnologia. E ovviamente penso siamo tutti d'accordo che questa è un'opportunità di studio e di lavoro enorme per i giovani perché ovviamente i ragazzi che adesso iniziano a studiare, quindi inizieranno a lavorare o a produrre tecnologia o ricerca negli anni prossimi, è sicuro che l'intelligenza artificiale potrà aprire un ampio spazio di opportunità in settori che in questo momento forse non riusciamo neanche a immaginare o a definire precisamente. Bene, questa è stata la mia velocissima presentazione, spero che queste pillole possano essere utili per il resto della giornata.